Benvenuti a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Ragazzi del Secondo Piano. Ancora una volta ragazzi siamo su Ken, quindi siamo tornati questa volta perché è uscita questa bellissima gacha che si può fare con 400 gemme di Raul. Spero voi l'abbiate fatta, spero vi sia andata bene e poi ci faremo anche una bellissima characters review. Ok, oggi andiamo a fare un video pool, quindi andiamo a fare, anche se sono poche le gemme a disposizione, ma andiamo a fare qualche pool, nonostante i personaggi li abbiamo già. Li facciamo comunque questi pool perché non si sa mai, magari puoi trovare quei frammenti che ti servono e aumentare le stelle, che è sempre una cosa buona e giusta. Ok, detto questo, prima di partire con i pool vi ricordo sempre di andare a mettere mi piace alla pagina Facebook, di seguirci su Instagram, anche sempre all'omonima pagina sia Instagram che Facebook, i ragazzi del secondo piano, e poi chiaramente ad iscrivervi al canale, perché no, e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Eccoci qui, allora andiamo a parlare di più di questa caccia, ma prima dobbiamo fare un appunto qui, nel senso vedere appunto i vari drop rates, eccoli qui. E qualora uscisse appunto il bonus slot, possiamo vedere che abbiamo delle percentuali. Ok, queste percentuali sono, mi riduco un secondo. Allora, queste percentuali sono molto, non so, quasi trappola potremmo dire. Perché sì, vero fighter 100% se esce, ur fighter, però andiamo a vedere 12.5%, che non è poco in teoria, eh. Allora, ricordiamo, 16% che possa uscire un bonus stable, quindi se esce il bonus stable, quindi beccate quel 16%, effettivamente potete prendere un combattente al 100%, ok. La pesca poi si riduce però a un 12,5% per quanto riguarda l'ur, l'unico ur di questo gacha appunto è Raul, il re di Okuto, che no. E per quanto riguarda gli SR 87,5%, ok, come potete vedere qui trovate i drop rate di Raul appunto a 3 stelle, quindi un 3%, e un 8.750, perché chiaramente poi vanno a completare quel 12,5% che è la percentuale totale degli UR, vabbè, chiaramente. Per quanto riguarda gli SR abbiamo un 14% su un Ryuga 4 stelle, un 6% su Ryuga 3 stelle, e poi vedete 4 stelle sono più alte, ma comunque vediamo che ci sono personaggi che non sono molto utilizzati, comunque quali Grande Padre, Rei, Amiba e il Colonnello. Chiaramente bisogna sperare sempre per il meglio, perché non so poi quanto uno possa essere felice se pesca ad esempio il Colonnello o comunque Grande Padre, vabbè, ma questo è quanto. Ok, detto questo, ragazzi, se andate effettivamente a spendere, tanto ricordiamo sul server 16 pergamena rossa, se andate a spendere appunto le varie gemme facendo questi pool, poi avrete appunto queste missioni. Detto questo, con una spesa di 24.000 gemme, ossia la bellezza di 60 pool, andate a prendere un Raul garantito. Eccolo qua, a 3 stelle chiaramente, perché 4 stelle sarebbe un po' troppo, no? E lo andate a prendere. In più, completando i vari step, quindi basati sui vari pool che voi andate a fare, avrete delle ricompense a seconda dei pool, 5, 10, 1, 15, 30, eccetera, eccetera, eccetera. Questo, ricordiamo, è il cibo per il Retsuden, per i vari personaggi, in questo specifico caso appunto è per Raul, perché no. E poi chiaramente i frammenti SR, i vari bauli contenenti appunto pezzi di equipaggiamento per i nostri personaggi, eccetera, eccetera. Ok, detto questo andiamo a fare subito i pool. E per una leggera scaramanzia io andrei a fare subito una pullatina sulla $2 gacha, che non si sa mai. Vediamo, vediamo. Una $2, ok. Un frammentino di Shin che non fa mai male. E ok, buttiamoci a capofitto quindi su questi pool. Ne abbiamo in totale 5. Cominciamo col primo. Vediamo, speriamo bene, incrociamo le dita perché avremmo bisogno appunto di questi personaggi. Ok, c'è qualcosa, c'è qualcosa. Un Rei, chiaramente è quello che è. 70 frammenti di Rei perlomeno, va bene, dai ragazzi.
poteva andare se non altro peggio. Ok, vedete, qui abbiamo sbloccato appunto la prima missione, quindi 5 frammenti arcobaleno, ossia gli all shards per tutti i characters, più appunto i vari pezzi di equipaggiamento appunto da dare ai nostri personaggi. Ok, proseguiamo. Stavolta facciamo un altro rito scaramantico. E facciamo così per magari 4 volte. Dai, tante volte ci portiamo il 4 stelle. Chissà, chissà. Ci credo poco, la percentuale è molto molto bassa. E infatti, però un gin, quantomeno, quello ci può interessare. Chiaramente 400 gemme. Forse ci è costato non poco questo gin, c'è da dirlo. Ok, facciamo un'altra singolina qui, tante volte. Vediamo se esce un frammentuccio. No, le mele di Perkenshiro, va bene. Va bene, vanno bene le mele per Perkenshiro. Ok, andiamo ancora. E facciamo il terzo pull, no? Vediamo, vediamo. Terzo pull, vuoto, anche questo. Ok. E ce ne rimangono solamente due. Ok, riproviamo ancora. Questi li facciamo tutti di un fiato, dai, vai. Ci piacerebbe trovare Raul o comunque Ryuga, perché chiaramente andremo ad incrementare i vari. C'è qualche cosa, andremo a incrementare le varie stelle, quindi. Ecco, come detto, e questo non lo auguro a nessuno, ragazzi. Non lo auguro veramente a nessuno. E beh, è quello che è, e quindi niente, ecco. Ok, ci rimane l'ultimissimo pull, e Ryuga e Raul, a quanto pare, non li abbiamo trovati e non credo che li troveremo. Andiamo e vai così. Ok, due stavolta, via. Ci proviamo. Ultimo pull. Mai una gioia, ragazzi, mai una gioia. E infatti, mai una gioia, mai una gioia. Niente, ragazzi, qui i pull sono andati come sono andati. Chiaramente continueremo appunto a pullare, perché non si sa mai quello che possa uscire poi, magari da una singola giornaliera, chissà, chissà. Questo, se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere like, appunto a lasciare dei commenti qualora abbiate delle domande, già a partire da adesso. Ma comunque porterò una video character review, appunto proprio su Raul e poi successivamente su Ryuga. Prima vi porto quella di Raul perché so che avete bisogno di questo character review. Quindi, detto questo, ragazzi, come al solito iscrivetevi, andate, seguiteci sulle varie pagine. E attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. E niente, è proprio tutto anche per oggi. Quindi, ciao dai ragazzi del secondo piano e da Stefano. Ciao.